insieme per cercare di essere un po' più gentili. Credo che tutti noi abbiamo bisogno di gentilezza e allora lo chiediamo a Don Giovanni. Benvenuto, ideatore del canale YouTube Comunicare con il Sorriso di Dio e autore del libro La Forza della Gentilezza. Apri il cuore alla felicità con il rivoluzionario potere del sorriso. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, io ho detto che tutti noi abbiamo bisogno un po' più di gentilezza, no? Quando iniziamo le nostre giornate incontrando qualcuno che ci fa un sorriso, che è gentile, beh, la giornata prende un'altra piega. Sicuramente, ed è una cosa molto molto semplice. Mi piace spesso fare questo esempio. La mattina di Natale, se noi incontriamo qualcuno e ci fa un sorriso a 32 denti, non ci costa niente e ci apre il cuore sia farlo sia riceverlo questo sorriso, ma non si potrebbe fare ogni giorno, non soltanto a Natale? Ecco, non è solo una questione, diciamo, di essere educati, di buone maniere, però ultimamente, insomma negli ultimi anni, forse anche un po' dopo il Covid, in molti dicono, beh, ma non vale la pena essere gentili, perché dovrei essere gentili? Lei ci ha scritto addirittura un libro, come le è venuta l'idea? Ma l'idea mi è venuta perché penso che sia quello che tutti desideriamo, no? A volte dici non vale la pena essere gentile, però se qualcuno ti tratta con gentilezza ti fa piacere e credo che sia qualcosa proprio di profondamente umano, cioè noi siamo esseri umani e noi vogliamo essere trattati come esseri umani. Ad esempio, vai dal dottore, no? Ci possono essere dei dottori estremamente professionali, estremamente bravi, ma magari che hanno anche quel più di umanità, no? Ti riconoscono non solo come caso, come malato, ma come persona. E questo è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno, essere riconosciuti come persona, come quando chiami una persona per nome oppure semplicemente dici ciao senza il nome, no? Il nome è qualcosa che ci identifica, no? Se noi incontriamo il portiere dell'ufficio dove andiamo sempre a lavorare e lo salutiamo chiamandolo per nome, ma cambia tutto perché ci sentiamo riconosciuti. Senta, lei tra l'altro ha aperto anche questo canale YouTube, no? Con il sorriso al centro, no? Comunicare con il sorriso. Che cosa ha notato in questi anni, ma anche i feedback, insomma, no? Che le persone immagino le diano non solo nella sua parrocchia, ma insomma sui social? Ma io una cosa che mi fa sempre molto piacere è quando mi dicono: guarda, Don Giovanni, tu ci dici delle cose semplicissime, ma che a volte ci dimentichiamo, giusto come appunto il sorridere oppure l'ascoltare, no? Quando tu parli a una persona e lei ha in mano il cellulare, capita tante volte anche a me che magari le persone mi parlano però ho la testa da un'altra parte, no? E uh-huh. Quando però io mi accorgo che gli altri fanno lo stesso con me, non mi fa piacere perché non mi sento riconosciuto, come dire, al 100% in quel momento, no? Cose semplicissime. Il cellulare ad esempio ci ha tolto molta gentilezza, ma perché? Non perché ci rende più cattivi, ma perché ci focalizziamo su di esso e a volte ci dimentichiamo che le persone sono intorno a noi oppure ci stanno parlando, oppure mentre ci parlano, sì, do un attimo un'occhiata, mi arriva la notifica, ma in quel momento non sono pienamente presente all'altra persona. E allora tanti mi dicono: ci ricordi Don Giovanni, ti ringraziamo perché ci ricordi queste piccole un po' cose quotidiane che però fanno la differenza. Senta Don Giovanni, in conclusione, ci sono delle regole, delle strategie, possiamo chiamarle così, per essere un po' più gentili e ricordarsi queste cose? Ma nel Vangelo Gesù, così come tanti maestri spirituali nella storia, hanno sempre ricordato questa regola d'oro, no? Fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te e non fare agli altri ciò che non vuoi che sia fatto a te. Quindi forse un piccolo stratagemma potrebbe esserci proprio renderci conto di quando le persone ci trattano in un modo che non ci piace e cercare di dare qualcosa di diverso agli altri. E poi diventa anche un po' uno specchio, io credo, la vita, no? Quello che dai agli altri poi in un certo modo ti ritorna e quindi vale anche la pena
anche da questo punto di vista, perché più diamo sorriso, più riceviamo sorrisi, più diamo gentilezze, più riceviamo gentilezza. E poi quello che insomma si legge anche nel suo libro, che è molto vero, è un po' questo metro quadrato intorno a noi, no? Si parte dal piccolo per arrivare al grande. Certo, sì, perché noi a volte pensiamo, ma in fondo il mondo non cambierà mai, ma se già cambiasse quel piccolo appunto metro quadrato intorno a noi, cambierebbero tutte le persone che ci gravitano intorno, cambieremmo noi insieme a loro e renderemmo la vita, magari non il mondo migliore, ma il mondo intorno a noi sì. Grazie, grazie a Don Giovanni, benvenuto. Allora ricordiamo la forza della gentilezza, apri il cuore alla felicità con il rivoluzionario potere del sorriso. Buona giornata e buon lavoro. Grazie. Arrivederci.